Io garantisco, a nome di un vasto numero di chirurghi che posso dire di rappresentare, che noi non lavoriamo in maniera tranquilla perché la paura c'è, la paura dell'errore. MedMal Talks. Colloqui su salute, diritto e responsabilità. Buongiorno e bentrovati. Proseguiamo allora con le nostre chiacchierate in tema di salute e responsabilità e diamo il benvenuto al dottor Carmelo Massimo Misiti. Buongiorno dottore. Buongiorno avvocato e buongiorno a tutti quanti. Allora, Massimo Misiti è un medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia ed è segretario alla presidenza in rappresentanza della Società Italiana di Artroscopia del Collegio Italiano dei Chirurghi, che è un'associazione che riunisce le principali società scientifiche di area chirurgica nel nostro paese e quindi rappresenta oltre 45.000 medici che lavorano nelle nostre università e nei nostri ospedali pubblici e privati. Massimo Misiti è molto esperto di sanità e va detto che è anche un parlamentare della Repubblica, ma a noi interessa il medico, non l'onorevole, pertanto ci permetteremo di continuare a chiamarlo dottor Misiti e comunque lo ringraziamo molto ancora per essere qui con noi a parlare di temi di grande attualità per il nostro sistema sanitario. Grazie avvocato e sarò ben lieto di essere utile ai colleghi o a coloro i quali vogliono approfondire questi nostri argomenti. Allora, anche noi giuristi finalmente abbiamo imparato la lezione della legge 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e sul rilievo delle attività di prevenzione e gestione del rischio clinico. Proprio nei giorni scorsi si è svolto il tradizionale Forum Risk Management, che rappresenta un po' il punto di riferimento per questa tematica nella sanità italiana e che si è concentrato chiaramente sull'importanza strategica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sull'uso corretto delle sue risorse per il nostro servizio sanitario. Ma anche in chiave retrospettiva si è concentrato su quello che abbiamo vissuto nel periodo pandemico, sulle criticità e sui punti di forza che il sistema ha dimostrato, pur nelle sue diversità territoriali, che a volte sono delle vere e proprie sperequazioni, se possiamo dirlo. Il dottor Misiti, tra l'altro, viene da una terra come la Calabria che continua a vivere un periodo piuttosto travagliato per la sua sanità regionale. Ecco, secondo lei, dottor Misiti, quali sono i principali insegnamenti che possiamo trarre dalla drammatica esperienza del Covid-19 in termini di sicurezza del paziente? Beh, intanto che ci sono state diversi modi di agire. Abbiamo visto che ci sono state delle regioni che erano attrezzate alla medicina territoriale, avevano l'assistenza territoriale molto efficace ed efficiente, che altre regioni come la mia purtroppo dove praticamente mancavano di alcune, più che competenze, alcune linee guida che dovevano essere seguite. Linee seguite che era, per quanto riguarda il percorso delle pandemie, era bloccato ai piani pandemici del 2006, ma regione del 2010. Ci sono state regioni come il Veneto che ha distribuito i tamponi per tutti o come la Toscana dove le AFT funzionavano e regioni come la Lombardia e anche la Calabria in cui si è dovuto molto improvvisare. Quindi abbiamo visto ci sono state delle differenze organizzative che hanno fatto poi chiaramente da guida per quanto riguarda l'efficientamento delle cure. Certamente la corsa alle mascherine, le corse ai PPE, le corse ai respiratori e all'incentivazione della creazione dei posti di medicina intensiva, l'aumento, l'acquisto di ventilatori in alcuni posti potrebbero essere e sono, secondo me, un po' azzardati. Quello che dovremmo creare è una medicina presente, una medicina territoriale e il PNRR a cui lei faceva in riferimento poco fa, ci ha insegnato e ci ha fatto vedere come sia necessario organizzare meglio la medicina territoriale che deve essere integrata con la medicina ospedaliera. Quindi sicuramente una organizzazione più omogenea del percorso sanitario ci aiuterà a lavorare meglio e in sincronia con le esigenze dei pazienti e quelle che sono poi le esigenze, o meglio la possibilità di erogare cure in maniera organica e armonica territorio nazionale. Si è parlato al forum dell'investimento sicuramente sul territorio per queste risorse del PNRR, ma si è parlato anche dell'ospedale. Proprio recentemente mi trovavo a scrivere alcune cose sulla centralità comunque dell'ospedale come luogo di ricovero e di cura per i pazienti acuti.
E a volte, ecco, con tutta la foga che giustamente preoccupa la riorganizzazione della sanità territoriale, si corre forse il rischio di trascurare questa centralità dell'ospedale, secondo lei? Secondo me sì. Secondo me c'è questo rischio di trascurare le esigenze ospedaliere. Adesso abbiamo visto che sicuramente c'è stato un errore o quantomeno un tentativo di recupero sulla medicina territoriale, ma quello che manca o quello che non deve essere trascurato, quello che non può essere un segnale negativo è quello della necessità di aggiornare e creare della medicina ospedaliera atta a seguire i percorsi e le linee guida che vengono date dalle società scientifiche. Anzi, le chiedo, in qualità di giurista, in qualità di sicuramente di persona molto addentro al campo, una mano per quanto riguarda la definizione dell'atto medico. Noi sappiamo che nell'ambito del percorso sanitario, molti percorsi potrebbero decadere se non avessimo una definizione di atto medico. Noi siamo il secondo stato al mondo, insieme al Messico, a non aver definito ancora che cos'è l'atto medico. Che cos'è un atto medico? E come viene definito l'atto medico? E qual è l'atto medico per il quale una persona può essere giudicata in caso di evento avverso? La carenza di una definizione legislativa dell'atto medico mette in evidenza un'altra problematica che abbiamo tipicamente nel nostro ordinamento, cioè il ruolo anche creativo a volte che si lascia alla giurisprudenza, perché in difetto di una definizione normativa è poi la giurisprudenza che tende a sopperire, che quindi deve individuare quali sono gli atti soggetti al sindacato, appunto, del giudice del merito, ad esempio nell'ambito di MedMal, che sono le questioni che sono oggetto di queste nostre chiacchierate, o anche in altri ambiti. Quindi è una tematica molto importante. Lei evocava il tema delle linee guida, che sappiamo quale genere di importanza hanno assunto con la legge Gelli. Queste linee guida qualcuno le ha definite col bollino blu, perché debbono essere inserite nel nostro sistema nazionale di linee guida per poter avere la valenza di condotta modello da seguire, e quindi anche la valenza scriminante, della quale, se abbiamo modo, poi anche parleremo. Certo è che c'è un problema sulle linee guida, ad esempio, di attualità, perché nel momento in cui, almeno alcuni suoi colleghi, mi dica se ce lo può confermare oppure no, nel momento in cui le linee guida vengono approvate dalle società scientifiche, fatte entrare nel sistema nazionale delle linee guida, paradossalmente per l'evoluzione che il sapere scientifico ha nel mondo moderno, diventano quasi delle linee guida non più attuali. E quindi, ecco, questo sistema ingessato comunque rende ancora più complesso l'assetto delle linee guida. Sono d'accordo, ma la voglio mettere in difficoltà, mi permetta di mettere in difficoltà chi ci ascolta. Noi abbiamo un percorso sulle linee guida, ma le linee guida non devono prescindere dalla possibilità della ricerca, scientifica. Noi sappiamo che il sistema, per quanto riguarda il riconoscimento di una prestazione sanitaria, deve essere codificato in cartella clinica con la SDO, seguendo un percorso che è di IDRG. Ma noi non abbiamo ancora la definizione dei DRG che sono fermi al 2011. Quindi tutta quella parte di chirurgia robotica, quindi tutta quella parte di evoluzione della chirurgia che c'è stata negli ultimi 11 anni, non è codificata. Quindi a quel punto, non essendo codificata quella procedura chirurgica a cui manca un numero di riferimento, nel momento in cui succede un evento avverso in quella procedura, che dobbiamo ancora definire se è un atto medico o no. Manca la procedura, non è aggiornata la linea guida, quindi il medico che fa una prostatectomia per via robotica, a quel punto è già condannato perché manca tutto un sistema amministrativo di controllo. Devo dire che io, come giurista, che è più che altro un osservatore a valle di alcuni fenomeni e purtroppo prevalentemente dei fenomeni patologici che avvengono in ambito di medical malpractice, diciamo che sono rassicurato dal fatto che poi di fatto il giudizio sulla condotta di una struttura o di un operatore sanitario viene sotto il profilo tecnico formulato da un vostro collega, quindi da un collegio, come lei sa, di almeno un medico legale, un medico specializzato in medicina legale e un medico specializzato nella disciplina di riferimento, che si suppone abbia un'esperienza e una competenza tale da poter giudicare un proprio collega. E qui veniamo a un'altra tematica molto ampia, che è quella degli albi, dei consulenti a cui i tribunali possono e devono attingere, perché in alcuni fori c'è una certa organizzazione, in altri un po' meno, ed è sempre molto complicato arrivare alla selezione di un consulente che sia veramente esperto e competente nella materia che poi è oggetto di causa.
Assolutamente vero, avvocato. Io la ringrazio perché vi sta dando una grande mano nel segnalare le criticità di una legge che doveva aiutare il paziente prima di tutto e non solo tutelare il medico, ma tutelare il percorso sanitario. La legge Gelli Bianco doveva aiutare il medico a lavorare in maniera più tranquilla. Io garantisco che a nome di un vasto numero di chirurghi che posso dire di rappresentare, che noi non lavoriamo in maniera tranquilla perché la paura c'è, la paura dell'errore, perché l'errore spesso e volentieri condiziona la prestazione. La cosiddetta medicina difensiva è una medicina che non aiuta il sistema sanitario, non aiuta il paziente e non aiuta alcune aree territoriali dove la mancanza di alcune infrastrutture non permette di evolvere e accedere a interventi chirurgici di alta professionalità. Il mondo della sanità, avvocato, lei lo sa, lo conosce perché ci lavora come ci lavoro io da tempo. È un mondo che deve vedere, ripeto, un obiettivo comune. L'obiettivo su cui dobbiamo lavorare è la salute del paziente e dobbiamo farlo insieme. Il miglior interesse del paziente, che viene soddisfatto attraverso una sanità di qualità. Sanità di qualità per assicurare la quale sono indispensabili professionisti competenti, esperti, che si aggiornano e che lavorano tranquilli. Se lei ci riferisce da diretto interessato della questione che i chirurghi non lavorano tranquilli, c'è qualcosa che non va nell'impianto della legge Gelli, c'è qualcosa che non va nel modo in cui è stata attuata o inattuata. E allora andiamo per gradi. Nella legge Gelli, per esempio, a proposito di misure inattuate, quindi di carenza del nostro legislatore, c'erano delle norme sulla cosiddetta assicurazione obbligatoria. Obbligatorietà che poi non esiste, perché sappiamo bene che questo obbligo di assicurazione, che titola la norma, poi in realtà consente alle strutture di far ricorso ad alternative e analoghe misure, chiamate a vario titolo autoassicurazione, autoritenzione, che comunque svuotano di significato il senso stesso della obbligatorietà. Ma soprattutto la legge Gelli aveva previsto una serie di decreti ministeriali attuativi che ancora non sono stati emanati. In particolare mi riferisco al decreto relativo alla vigilanza dell'IVASS sulle assicurazioni che vogliono operare in ambito MedMal, ai requisiti minimi delle polizze assicurative e dell'autoassicurazione. Questo decreto è molto importante perché condizione di operatività anche dell'azione diretta del paziente danneggiato verso l'assicuratore. E poi al cosiddetto fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Ci sono novità all'orizzonte, dottor Misiti, sull'emanazione di questi decreti? Allora, io in questo periodo sono stato ricevuto dal capo gabinetto del ministro della Salute, la dottoressa Cucoluto, la quale mi ha tranquillizzato dicendo che sono arrivati alla fine di un percorso per quanto riguarda questo lavoro con le assicurazioni e che nell'arco di breve tempo ne daranno atto e daranno comunicazione. Ho cercato di chiedere alla dottoressa lo specifico di questo lavoro, mi ha detto che lo stavano limando, ma che si era arrivati alla definizione di queste norme. Ci abbiamo impiegato tanto perché la legge è del 2017, siamo arrivati al 2021 per una legge che doveva essere resa operativa con decreti attuativi dopo 60 giorni. Quindi, appena speriamo queste norme vengano rese pubbliche sulle quali potremo lavorare, ragionare e studiare, sicuramente avremo delle evoluzioni, spero migliorative e quantomeno di tranquillità maggiore per quanto riguarda i chirurghi, punto da cui siamo partiti. Bene, attendiamo fiduciosi. Passiamo a un'ultima questione che si ricollega al tema della tranquillità. Noi sappiamo che la legislazione emergenziale ha introdotto quello che è stato chiamato uno scudo penale, cioè tecnicamente una scriminante, che esonera l'operatore sanitario da possibili imputazioni penali, oltre che per la somministrazione del vaccino, anche per le condotte, dice la norma, che trovano causa nella situazione di emergenza e che sono caratterizzate da colpa lieve. Vorrei chiedere al dottor Misiti, questa disposizione come è stata accolta dalla classe medica e ci sono margini per, come si è sentito talvolta dire, una sua generalizzazione, voglio dire una sua estensione anche al di là del periodo pandemico? Penso che al di là di quello che sarà il periodo pandemico non sia giusto. Lo scudo era legato fondamentalmente alla possibilità di evitare quelle denunce che in alcune parti d'Italia nascevano per strage nei confronti dei sanitari.
ma il mio punto di vista è legato fondamentalmente alla cattiva interpretazione che si voleva dare quando si volevano difendere gli amministratori in questo scudo. Lo scudo penale, cosiddetto scudo per i medici e per gli infermieri, io lo reputo giusto per il periodo emergenziale. E secondo me ci vuole un po' di umanità nel trattare i pazienti e nel capire che la dignità del paziente è fondamentale, ma anche quella del medico va rispettata. Molto bene, io direi che abbiamo approfondito temi di attualità e rilevanza per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, correlati sia al periodo pandemico che stiamo ancora ahi noi vivendo, sia più in generale alla disciplina della responsabilità professionale medica e della sua assicurazione. Tutti aspetti che confermano l'importanza, direi la centralità di poter fare affidamento, come dico spesso, su una sanità sicura e responsabile. Intanto ringraziamo davvero il dottor Misiti per questo interessante confronto, gli facciamo i migliori auguri per la sua attività professionale e istituzionale. Grazie, grazie avvocato, grazie a voi per questo incontro. Spero di essere stato utile e di poterla aggiornare quanto prima sui risultati ai quali stiamo lavorando insieme, come obiettivo di chiarezza e di uniformità. Ringraziamo anche tutti quanti, continuano a seguire con grande interesse e apprezzamento questi nostri MedMal Talks e ci ritroviamo qui nella prossima chiacchierata, magari con aggiornamenti anche da parte del dottor Onorevole Misiti. Grazie e un caro saluto. Arrivederci. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per restare sempre aggiornato sui nuovi episodi di MedMal Talks.